Sindaco, avete presentato questo pacchetto di sicurezza per dare maggiori certezze alla popolazione? Sì, dalla città, dai cittadini che hanno un grande senso civico, io voglio ringraziarli per come la città ha mostrato al paese grande dignità e valori di comunità fondamentali di fronte ad avvenimenti tragici quali quelli che ci hanno interessato. Noi abbiamo raccolto la loro richiesta di incrementare la sicurezza cittadina mettendo a disposizione come comune varie iniziative, da quelle che prevedono le attrezzature a disposizione del nostro corpo dei vigili urbani, dai guanti ai giubbetti, agli spray, al peperoncino, ai nuovi automezzi che consentiranno sicuramente, essendo ibridi, sia minori consumi e risparmi energetici, sia rispetto per l'ambiente, a nuove dotazioni attraverso le risce trasmittenti, rifacendo interamente l'impianto da analogico a digitale, nuove telecamere per la videosorveglianza che aumenta soprattutto nelle zone che sono abitualmente frutto di presenze importanti la sera e la notte, e insieme anche ad altre iniziative con la collaborazione piena dei cittadini stessi, perché formeremo dei volontari civici che ci aiuteranno nel controllo del territorio e quindi saranno parte integrante di questo progetto sicurezza. E sull'organico della Polizia Municipale, Sindaco? Sull'organico noi innanzitutto stiamo cercando di recuperare risorse all'interno del corpo stesso, fra quelli che oggi svolgono per necessità lavori di tipo amministrativo, poi cercheremo di incrementarlo sulla base del decreto enti locali che sarà emanato dal governo, che darà la possibilità di attingere per la mobilità ai corpi della polizia provinciale. In questa maniera crediamo di poter dare un aiuto e un sostegno ai nostri vigili, che veramente dobbiamo ringraziare per l'impegno, l'abnegazione che mettono nel proprio lavoro, che a volte è estremamente stressante e problematico. Ecco, invece la figura degli assistenti civici, Sindaco, delle unità di strada? Queste sono figure che noi vorremmo chiamare a collaborare. Gli assistenti civici saranno cittadini, in primo luogo abbiamo pensato a quelli già formati per la protezione civile, che verranno informati su tutte quante le tematiche inerenti alla sicurezza, in modo da poter coadiuvare il corpo dei vigili urbani e i corpi di pubblica sicurezza nel controllo del territorio, quindi saranno dotati anche loro di mezzi di trasmissione con i quali arriveranno a un numero che può essere utilizzato per allertare in presenza di fenomeni critici e di rischio. Invece le unità di strada sono personale, anche quello formato appositamente, che coadiuverà i cittadini quando ci saranno problematiche inerenti agli abusi, dagli alcolici agli stupefacenti oppure stati di alterazione mentale, in collaborazione anche qui con il servizio sanitario regionale, quindi aiuteranno a trattare questi casi che a volte danno elementi di problematicità e disturbo nella quiete cittadina. Assistenti civici che opereranno giorno e notte? Noi vedremo attraverso le loro disponibilità, naturalmente forniremo l'assicurazione in maniera da avere quanto alle regole del lavoro, e poi vedremo secondo le loro disponibilità come potranno interagire con i corpi dei vigili urbani e quelli di pubblica sicurezza. Probabilmente sarà inizialmente di giorno fino alle ore tarde della sera, e poi secondo come andrà questa esperienza, come sarà accolta sia dai cittadini sia dai volontari, potremo incrementarli anche per le ore notturne. E completerete anche l'installazione delle telecamere? Sì, adesso ne metteremo ulteriormente 4 in punti che sono stati selezionati dal gruppo di lavoro del patto per Terni Sicura, che lavora in stretta connessione con la prefettura e con i corpi di pubblica sicurezza, e poi con le risorse che la regione ci mette a disposizione nell'agenda urbana, sono risorse europee, completeremo l'intero pacchetto di telecamere fisse, perché quelle mobili le abbiamo già installate tutte quante. Grazie Sindaco. Grazie a voi.